Da quando è nata la tua passione per lo spettacolo? Da adesso. Sono le file per gli accrediti ai film in concorso. Corte Europa, Corte Europa siamo. Okay. Corte Europa. Vedo animali. Vedo animali. Vedo animali. Bene. Stiamo facendo gli accrediti. Ma io da Santa Teresa sono passato al teatro Pasolini. Andando istituto. Ma mi dai no. Prontissimi. Oi Franco, Ucarpece. Good and yeah. Ah, vi vedo pronti. Più che mai. Speriamo solo di passare un bel pomeriggio. Preparare le bag per gli accrediti stanca. Linea d'ombra! Sto andando in sala! Ciao, come stai? Uè, Aldo Canelli, mi vuoi fare questo primo piano, come dire, con un anno di più? Quanto meglio tardi che mai! Triere! In Triere, per cosa? Corte Europa. Sì, questo è proprio l'inizio di un 8 giorni particolarmente complicato e difficile, ma ricchissima. Sempre la benedizione del primo giorno, altrimenti la dovrà un po' partire veramente. Io penso che un festival deve in qualche modo muovere il contesto dove si vive a fare esperienze diverse rispetto a quelle che normalmente si fanno, se no non ha ragione di esistere un festival. Noi siamo molto contenti del festival che è venuto su, siamo contentissimi dei corti, dei documentari, dei lungometraggi, dell'animazione, del quinto evento che un giorno faremo inaugurare a Lupo e Sonda, ce la faremo. Direi di iniziare, buona visione, iniziamo insieme a questa linea lunga 28esima edizione. Corte Europa, grazie! Voglio chiamare qui con me il regista Mattia Napoli, so che è arrivato zitto zitto durante la visione dei cortometraggi. E poi abbiamo il regista Thomas Bauer di Cannibal Corpse. È andata molto bene, è stato molto figo, mi piace molto la sala, mi piacciono molto le proiezioni, le grafiche che ci sono qua. E il dibattito è stato molto interessante perché non è un classico dibattito più istituzionale, senti l'energia dei ragazzi. Fine. Yeah. Perfect. How was the biggest screening ever in my life. Apro il concorso Passaggi in Europa, 5 film. Noi ti ringraziamo moltissimo, ti ringrazia il festival, ti ringrazia il pubblico in sala. Grazie mille, in bocca al lupo ovviamente per la corsa agli Oscar. Fratelli di Innocenzi, Super Ring. E io ho detto che la nostra sfida appunto è quella di non cambiare come eravamo 5 anni fa, siamo adesso. È difficile non lasciarsi sedurre da queste sporadiche sirene dell'industria del cinema italiano. Noi abbiamo fatto, ne parlavo con Boris, per tanti anni il ghostwriter, che significa che tu scrivi il copione e poi sparisci quando c'è uno da incassare i soldi, due da vedere il tuo nome a fine film. Come andrà? No, benissimo, e noi non abbiamo mai vinto un Davide, però abbiamo vinto un'Unità d'Ombra. Ragazzi, grazie davvero, siete veramente stupendi e generosissimi, e grazie per questa bellissima chiacchierata che ci risuonerà. Beatomi che un cerchio alla testa. Mamma mia, una banda di disperati però. Boris, ben arrivato.